Carissimi amici di Ciclismo Padova, la passione scende in pista, siamo ancora una volta con Silvio Martinello, ma udite udite, quest'oggi non parleremo di ciclismo, perlomeno non sarà l'argomento chiave. Infatti abbiamo raggiunto Silvio nella sede della Palestra Atletico di Selvazzano Dentro, palestra inaugurata nel 1999, giusto? Settembre 99. Quindi insomma siamo oltre i 20 anni. E lo abbiamo raggiunto perché pochi giorni fa, in realtà lunedì, le disposizioni post-Covid hanno aperto, hanno ridato la possibilità a palestre e piscine di ritornare operativi. Un'operatività sicuramente sofferta, poi Silvio ci racconterà. E infatti è una delle prime domande. Allora Silvio, i vostri frequentatori, i vostri tesserati, come hanno accolto finalmente la possibilità di ritornare in palestra? Ma c'era certamente molta attesa e c'era molta voglia di ritornare piano piano, insomma, di intraprendere il percorso di ritorno alla normalità, sia da parte nostra chiaramente, sia da parte degli utenti. In realtà, per quanto riguarda la Regione Veneto, la possibilità di riaprire ci sarebbe stata già dal giorno 18, quindi dal lunedì precedente rispetto al 25. Noi abbiamo deciso di aprire il 25 perché in realtà le disposizioni governative e di conseguenza quelle regionali sono uscite il 17 sera, diventava veramente complicato, si sarebbe voluta la bacchetta magica per riaprire il 18 rispettando tutte le direttive che erano state imposte. Comunque una settimana più, una settimana meno, dopo oltre due mesi di chiusura poca differenza faceva. Abbiamo riaperto lunedì scorso. Le ultime due settimane pre-riapertura sono state molto intense perché abbiamo dovuto chiaramente intervenire per l'igienizzazione dopo settimane di chiusura. Tra l'altro avevamo approfittato anche per far fare dei lavori di manutenzione che normalmente sarebbero stati previsti nell'estate, ormai imminente, approfittando della chiusura, e quindi avete anticipato, insomma. Puoi immaginare che quando ci sono degli operai che lavorano all'interno, insomma, non stanno non tanto a badare alla necessità, insomma, di fare le cose con il camice bianco. Comunque c'era bisogno di igienizzare, di pulire a fondo e poi di sanificare, cosa che è stata fatta nei giorni precedenti, proprio in fine settimana scorsa. Lunedì abbiamo riaperto cercando di dotarci di un'organizzazione interna che tenesse in considerazione le varie disposizioni che ci sono state. Credo che sia stato fatto un ottimo lavoro, anzi con soddisfazione dico che abbiamo ricevuto i complimenti anche da diversi utenti, perché al di là del disagio chiaramente delle comportamenti diversi rispetto a prima dell'emergenza, però insomma molti ci hanno riconosciuto di aver fatto le cose, di aver interpretato modo, al meglio, insomma, di aver interpretato assolutamente al meglio e di aver anche messo tutti, perché poi le disposizioni e le regole che abbiamo imposto vanno a tutela non solo di chi lavora e nel rispetto delle regole che ci sono imposte, ma soprattutto a tutela degli utenti che devono sapere di poter venire in un centro che proprio per concetto è un centro di grande aggregazione e di grande socializzazione, quali sono i centri fitness e le palestre, ma che hanno avuto non a caso la possibilità di riaprire tra le ultime realtà economiche appunto per questa peculiarità. E per ragione veduta abbiamo dovuto chiaramente organizzare le cose in modo da rispettare le regole ormai che tutti abbiamo imparato a conoscere, ovvero quello del distanziamento, ovvero quella della lavarsi spesso le mani, quella di utilizzare la mascherina e nel nostro caso, per quanto riguarda i centri fitness, anche alcune regole in più, tipo un'autodichiarazione legalmente valida sotto tutti i punti di vista, dove l'utente al primo ingresso dal 25 in poi deve praticamente autocertificare il proprio stato di salute, che comprende anche la comunicazione o meno di essere venuto in contatto con soggetti positivi o lui stesso positivo, infatti qualche situazione di positività è stata registrata, e di dichiarare anche quando è avvenuta, diciamo, l'uscita da questo status, compresa il termine della quarantena imposta poi per legge, le date in cui si sono rilevati i due tamponi consecutivi negativi, insomma quando il soggetto è uscito da questa eventuale stato di salute, insomma,
compromessa dall'aver contratto il virus. Quindi tutte situazioni che chiaramente rallentano, soprattutto nella fase di ingresso, la prima volta che rallentano il tutto. A queste si va aggiungere il fatto che abbiamo imposto il doversi cambiare le scarpe nella zona di ingresso, che è stata attrezzata con delle panchine, dove l'utente ha due soluzioni da percorrere: o indossare le scarpe che poi utilizza per fare l'attività fisica, che si presuppone siano specifiche per okay. Quindi non può, da quest'area d'ingresso in poi, accedere con le scarpe con cui è entrato, con le stesse scarpe, o indossare dei calzari che si può procurare lui o che eventualmente abbiamo. Come è stato nel mio caso, che mi hanno dato alla reception. Perfetto. Quindi questo, in più, aggiungo, anche questo va a rallentare, ma è stato veramente un qualcosa che è stato recepito in modo molto positivo, anche se è un sacrificio non indifferente. Noi abbiamo deciso di recuperare a tutti i nostri utenti il periodo, senza nessuna condizione economica, il periodo che non hanno potuto riferire. Quindi gli utenti che al 25 maggio hanno l'abbonamento ancora valido, viene allungato di 75 giorni, che sono i giorni di chiusura, dall'8 marzo al 24 maggio. Coloro a cui nel frattempo l'abbonamento è scaduto, dall'8 marzo fino alla data di scadenza naturale dell'abbonamento, viene anche allungato. Questo caricato, viene allungato. Quindi viene siete caricato, fatto carico, avete incamerato voi. Ci siamo fatti carico di questa, di questo costo, a tutti gli effetti, e già la settimana prossima, lunedì, usciremo con i primi dati, perché sono dati importanti, perché insomma qui ci sono circa 1400 iscritti, non tutti chiaramente sono già arrivati, ma abbiamo già lavorato oltre 500 posizioni in tre giorni, okay. Oggi siamo mercoledì, lunedì, mercoledì. Infatti noi siamo venuti oggi proprio perché ci dicevi, guarda, il 25... Esatto, abbiamo lavorato già oltre 500 posizioni, andando a recuperare in media, non sono tutti da 75, perché tra questi ci sono utenti a cui nel frattempo era scaduto, magari dovevano recuperare 20 giorni, 30, 40, 50, insomma svariati, però moltiplica, fai un calcolo, 75 per 500, vai a capire di quanto stiamo intervenendo dal punto di vista, e quindi anche, diciamo così, l'impegno di natura economica che questo comporta. Sì, anche perché nei 75 giorni i tuoi costi fissi, ci sono stati assolutamente. Quindi abbiamo deciso di fare questa operazione, che viene apprezzata molto, ovviamente, che tra l'altro necessita del tempo anche di lavorare la posizione quando l'utente entra. Il giorno 25 è stato il delirio, il 26 un po' meno, oggi ancora un po' meno, insomma, un po' alla volta entreremo a regime. Quindi queste sono le cose che abbiamo deciso di fare per i nostri utenti. Nel momento in cui entrano, intanto vedono, oltre alla normale igienizzazione delle mani, ci sono diversi punti all'interno del centro, oltre a cartellonistica e adesivi previsti nel pagamento, con hashtag rispetto alle regole, rispetto alle distanze, insomma tutte cose di questo genere. Gli spogliatoi sono stati anche questi organizzati affinché sia possibile evitare gli assembramenti, dove le panchine, le sedute sono state organizzate anche con dei bollini, giustiti siediti qui, che non sono dove l'utente si deve sedere sopra quel bollino, ma per dare un riferimento quando c'è gente, chiaramente, quale può essere la distanza minima da tenere. Le docce sono usufruibili perché sono strutturate in modo da essere divise, quindi non c'è promiscuità, anche se consigliamo di, diciamo, farne un uso solo se strettamente necessario. La sala attrezzi, quindi l'anima del centro, è stata attrezzata per mantenere questo distanziamento. Alcune attrezzature sono state spente, quindi non utilizzabili. Faccio un esempio, la più classica, otto tapis roulant, ce ne sono 4 attivi e 4 non attivi. È stato chiesto di non superare, nel caso in cui ci sia, attesa più di 15 minuti. Così da poter dare il giro, insomma. È stato chiesto di non superare i 90 minuti di permanenza per allenarsi, che crediamo sia un tempo sufficiente per fare da parte di ognuno il lavoro che deve svolgere. Abbiamo per ora deciso di non, visto gli spazi che abbiamo a disposizione, di non contingentare le presenze in sala attrezzi, perché la normativa prevede 4 metri quadri per utente. Noi abbiamo una sala attrezzi di 400 metri quadri, quindi ipoteticamente potrebbe ospitare 100 persone contemporaneamente. Siccome è un dato, 100 persone contemporaneamente, che difficilmente si raggiunge,
abbiamo deciso di partire senza dare un sistema di contingentamento se non questi 90 minuti massimi. Siamo pronti ad intervenire immediatamente tramite un'applicazione che già abbiamo e che viene utilizzata invece per la prenotazione obbligatoria per l'attività collettiva, per gli spazi dove c'è l'attività collettiva, che se dovesse essere ingestibile per ora non lo è stato per tutti i giorni, quindi state monitorando day by day, insomma, per esatto, siamo in grado di aprirla in due ore anche alla prenotazione obbligatoria per la sala attrezzi, ma riteniamo che non sia necessario. Per quanto riguarda l'attività collettiva, nelle tre sale che abbiamo a disposizione si accede, ma già lo si faceva prima, ora ci sono dei numeri minori rispetto a quelli che erano consentiti prima, si accede solo ed esclusivamente su prenotazione tramite un'applicazione che gli utenti conoscono, già da qualche anno, quale appunto con il quale gestiscono la loro presenza sia la prenotazione dell'eventuale disdetta all'interno dei vari corsi di attività collettiva. I tecnici, per quanto riguarda il settore commerciale, è stato dotato lo spazio, insomma, di divisori in plexiglass, di mascherine in tessuto normale. Per quanto riguarda i tecnici che sono più a contatto con l'utenza, con mascherine di tipo diverso, quindi FFP2 senza alvola, e con visiera quando erogano servizi di personale, quindi quando hanno un rapporto tête a tête con l'utente che ha prenotato il servizio, che quindi c'è una vicinanza chiaramente diversa rispetto all'istruttore che è sul proprio desk, diciamo così, verifica l'ambiente della sala, usa anche la visiera. Queste sono le iniziative che abbiamo intrapreso, oltre naturalmente in tutto il centro ci sono comunicazioni, regole, cartelli, fatti anche a fumetti, proprio in maniera tale da essere anche immediati, sì, ma anche non pesanti, insomma. Esatto, ecco. Anche non pesanti. Ecco, ribadisco, la cosa che ci ha fatto veramente piacere è di aver ricevuto molti complimenti su come abbiamo organizzato, al di là del disagio, diciamo così, di non poter velocemente entrare e uscire come si faceva prima. Perché evidentemente, insomma, come gli italiani sono stati ligi, parliamo in generale degli italiani, a rispettare le regole quando eravamo in lockdown, ecco, evidentemente si sono abituati anche molti di loro, qualcuno un po' il naso lo ha, per questo sono anche perché ci saranno dei controlli, come giustamente sarà fatto, che sia, e insomma, le attività rischiano molto nel momento in cui dove arriva il controllo e non venisse verificata l'idoneità della struttura ad assorbire l'utenza. Ribadisco, non è un caso che queste attività siano state tra le ultime a riaprire, ecco che immagino saranno anche tra quelle che per prime verranno controllate. Ecco, bello scoprire questo lato imprenditoriale e manageriale di Silvio Martinello, con il quale spessissimo abbiamo avuto occasione di parlare, ma di ciclismo. Prima di scendere, magari di più anch'io a parlare, perfetto, però no, però poi vorremmo magari approfondirlo. Ma ci hai detto 1400 iscritti, ci vuoi raccontare qualcosa in più dell'Atletico? Ma banalmente Atletico, anche il nome, da dove? Sì, certo. Allora, Atletico nasce da un'idea, come molti, diciamo, che hanno fatto il mio percorso, ovvero sportivi professionisti, siccome l'attività, la carriera professionistica sportiva finisce, diciamo, abbastanza presto, anche se nel mio caso è finita con lo scoccare dei 40 anni, quindi, insomma, però non sei certamente in età di pensione, sei in età in cui non sei ancora attivo. Allora, qualche anno prima di smettere ho immaginato, ma cosa potrò andare a fare quando smetterò di pedalare? E allora è venuta l'idea di Quindi intanto avevi messo il chiodo da qualche parte in box per la bici, però dice nel frattempo... Esatto, perché dobbiamo pensare a cosa fare dopo. Per carità, io ho raccolto tante soddisfazioni da atleta, quindi anche, insomma, discrete soddisfazioni di natura economica, però non è che può pensare di vivere in vendita. Ecco, non ero a quel livello. Quindi ho pensato a questa struttura, che ho acquistato questo immobile, che è un immobile, diciamo così, da buttare giù, non abitato, disabitato, è un vecchio capannone industriale. Ho acquistato questo immobile e mi sono lanciato nella ristrutturazione per renderlo come adesso e per aprire, poi siamo riusciti a farlo nel settembre del 1999, Atletico nasce perché la società di consulenza che mi ha preparato, diciamo così, tutto il business plan, il project,
project iniziale, atletico, diciamo, a mio avviso ho ancora qualche titubanza su questo nome, che però ormai dopo vent'anni ormai è entrato, perché secondo me, però ci sono arrivato dopo, secondo me era troppo legato al mio nome, lo è ancora legato al mio nome, e in qualche modo, e credo che per qualche periodo lo sia stato, soprattutto nella fase iniziale, ha inibito, diciamo, il solo avvicinarsi a questa struttura da parte di quell'utente, diciamo, che non si ritiene all'altezza, atletico, già il nome, cioè, quindi si presume qualcuno che atleticamente sia avanti, in un certo livello. Legato al mio nome, insomma, che dal punto di vista atletico qualche riconoscimento l'hai sicuramente, te lo sei andato a guadagnare. Sono guadagnato, ecco che però, insomma, sono passati oltre 20 anni, c'è la sua storia, c'è la sua reputazione, fortunatamente positiva, e quindi nasce in questo modo e dal 2003 lo gestisco direttamente. Sono sempre stato, diciamo, il responsabile della società di gestione, però fino al 2003 ho continuato a correre io. Dopo il 2003 sono entrato, diciamo così, con non solo con il portafoglio, ma anche con fisicamente, fisicamente con la mia persona nella gestione di questa realtà, chiaramente rimodellando il tutto sulla base, diciamo, delle nuove esigenze rispetto al 99. Un settore questo che negli anni è cambiato moltissimo, che non ha perso, anzi, in questa crisi Covid-19, credo che sia stato ancora maggiormente ribadito l'utilità di fare attività fisica e quindi di avere, di sviluppare anche dal punto di vista fisico quella capacità di contrastare eventualmente quando arrivano situazioni di questo tipo. Non è un caso che purtroppo tra le decine di migliaia di vittime che ci sono state, sono soprattutto la stragrande maggioranza soggetti già con altre patologie. Quindi, ecco, se ci fosse, come si è pensato al bonus per la bicicletta, come si è pensato ad incentivi per tante altre cose, finalmente la capacità di capire che sia dal punto di vista sanitario, soprattutto, sarebbe più che mai importante dare degli incentivi anche alle persone perché intraprendono un percorso di sana attività fisica, ecco, io credo che a quel punto potremmo veramente iniziare a sperare di andare verso un mondo. Insomma, potrebbe essere, guardando il bicchiere mezzo pieno, questo potrebbe essere uno stimolo appunto affinché a livello anche governativo si rifletta sulli... Ora questo è possibile dal punto di vista fiscale per i minorenni, le famiglie possono scaricare fino a 270 euro l'anno, no? Ecco, ma se... allargarlo alla popolazione, la possibilità fino a un tetto massimo di potersi scaricare dalla propria denuncia diretta il costo, se non totalmente, insomma, pensare a delle percentuali o dare una cifra come non si dà per i minorenni, che sono appunto 270 euro, potrebbe già essere un incentivo. Questo nel lungo periodo va a sommarsi ai minori costi dal punto di vista sanitario, che sono comunque una voce molto importante del bilancio regionale. Quindi tutto questo porterebbe a, diciamo così, ad incentivare quella sana attività fisica che è più che mai necessaria anche per farsi trovare pronti nel contrastare proprio senza assumere medicine quando arrivano situazioni come quelle che stiamo vivendo, la fase attiva fortunatamente abbiamo superato. Ecco, tutto questo sicuramente aiuterebbe a prendere maggiore consapevolezza di quanto importante sia, appunto, svolgere una sana attività fisica. È cambiato molto questo settore, soprattutto da quando, circa una decina d'anni, sono arrivati anche nel nostro paese i centri low cost, che già il nome low cost sta a significare, insomma, basso costo. Ora credo che questi centri avranno delle serie difficoltà, perché insomma il concetto di allevamento intensivo, ovvero basso costo e riempire gli spazi, non è possibile per proprie ragioni. Ecco, perché chiaramente è stato un settore che ha sempre maggiormente dovuto adeguarsi a questo nuovo concetto. Noi non siamo una struttura low cost, anche se anche qui da noi l'utente può trovare la possibilità di frequentare senza avere ausilio, diciamo, di il concetto di low cost, certo, per quello non si può dire, ovvero la possibilità che non hai un tipo di servizio che comunque l'utente può ottenere pagando.
Quindi è un settore che ha avuto dei cambiamenti radicali anche dal punto di vista imprenditoriale, è un'attività imprenditoriale da tutti i punti di vista, dove devi cercare, diciamo così, non dico di seguire il mercato ed obbligo, ma cercare anche di anticiparlo sarebbe la cosa, è la cosa più importante da fare. Ecco, siamo molto contenti di questa intervista, che è la prima volta che facciamo non parlando di ciclismo, perché ci ha permesso di scoprire, perlomeno da parte mia, questo aspetto decisamente importante, cioè aspetto manageriale, imprenditoriale di Silvio Martinello. In conclusione, quanto di questa esperienza imprenditoriale e manageriale potrà servirti nelle tue sfide future? Ma io credo moltissimo, io sono ormai abituato a gestire non solo un'attività, ma un'attività che ha, noi lavoriamo con 28 collaboratori, tra dipendenti, a contratto, a partita di 28 posizioni aperte, no, gestire, bella variegata, insomma. Gestire persone non è una cosa semplice, insomma, io credo di aver acquisito un'esperienza, diciamo, in questo settore specifico, insomma, che mi permette di, diciamo, avere una certa tranquillità. Certo che non ho mai gestito un'emergenza come quella che abbiamo poc'anzi, diciamo, superato, ma che ora tutto ciò che sta avvenendo, che avviene dal lunedì scorso, è tutto ongoing. È tutto ongoing. I nostri oltre 20 anni di storia che ci hanno permesso fino al periodo pre-emergenza, diciamo così, di gestire l'attività, prevedendo anche, insomma, cioè, un'attività anche molto stagionale, per ovvie ragioni, prevedendo e quindi cercando di organizzare, perché poi i flussi, insomma, è bene che siano distribuiti, certo, in modo equo nei 12 mesi dell'anno. Ecco, tutto ciò che sta avvenendo ora è un'incognita per tutti. Oltre all'aver fatto, ritengo, molto bene tutto ciò che era necessario fare per riaprire, ora, sai, è un grande punto di domanda. Sì, sì, nessuno, sì, sa come sarà il futuro. Noi sappiamo che abbiamo lasciato per strada 150.000 euro di incasso nei giorni in cui siamo stati chiusi. Sappiamo che l'anno 2020 sicuramente non le recupereremo da qui a dicembre. E riteniamo di avere le spalle abbastanza larghe per poter superare questi mancati incassi, chiaramente. Abbiamo sfruttato dove è possibile gli ammortizzatori sociali, insomma, che la legge ci metteva a disposizione, stiamo sfruttando gli ammortizzatori sociali anche che la legge ci ha messo a disposizione. È chiaro che tutto ciò che verrà è un'incognita per noi. Dobbiamo avere, credo, anche l'esperienza per cercare di, però, insomma, avere la certezza di fare le cose corrette, questa non ce l'abbiamo. Però, ecco, questa esperienza che io da oltre 20 anni, dal 2003, quindi sono ancora 20 anni che gestisco direttamente, comunque un percorso di 17 anni, che non poco, mi consente, diciamo così, di avere una certa tranquillità e di avere la necessaria esperienza e capacità per poter affrontare le sfide. Bene, noi ringraziamo Silvio Martinello per la sua disponibilità, speriamo anche di aver fatto un servizio così, insomma, non parlando di ciclismo, ma di sicuro grande interesse per tutti, e vi rimandiamo alle nostre prossime interviste, ringraziando ancora una volta Silvio Martinello per la sua disponibilità. Grazie a te, Ruggero, e un saluto a tutti gli amici di Ciclismo Padova.